Striscia la notizia, svelato il motivo per Enzo Iacchetti conduce ancora da casa. Da diverse settimane i telespettatori di Striscia la notizia si staranno chiedendo cosa sia successo a Enzo Iacchetti. Il noto conduttore del TG satirico di Antonio Ricci sta affiancando Ezio Greggio in Smart Working ormai da metà dicembre. In molti hanno iniziato a preoccuparsi per il suo stato di salute, possibile che un'influenza stagionale duri così tanti giorni? Come sta davvero Iacchetti? A fornirci una risposta a tutte le nostre domande ci ha pensato Fanpage Italiano, stando a quanto riportato dalla testata giornalistica. Le puntate di Striscia la Notizia sarebbero registrate. Solo i servizi giornalistici strettamente legati all'attualità vengono inseriti successivamente grazie a un sapiente lavoro. Fanpage It apprende che le puntate di Striscia la Notizia sono registrate, quindi ciò che sembra durare da settimane è solo il frutto di un sapiente lavoro ottimizzato in giornate. Giornate caratterizzate dall'indisposizione di Iacchetti, che di certo, non essendo in diretta, non è rimasto bloccato per tutto questo tempo. Solo i servizi giornalistici, per ovvi motivi di pertinenza, restano legati alla stretta attualità inseriti a seguito di una realizzazione in tempo reale. Ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in studio, di presenza e vicini, avverrà il 7 gennaio 2023 e durerà fino all'11 febbraio. Data in cui avverrà l'ennesimo switch, il cambio della guardia che vedrà di nuovo dietro il bancone dello storico programma di Antonio Ricci un'altra coppia molto amata, Roberto Lipari e Sergio Frisciante.